Salve a tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di book retinoscopy, una retinoscopia dinamica interessantissima, il cui sviluppo è solitamente attribuito ad Apple e a Gettman, che la utilizzarono per comprendere come il sistema visivo agiva durante le attività cognitive. Appunto, lo scopo era proprio quello di valutare come l'individuo utilizza il proprio sistema visivo per ottenere ed elaborare le informazioni visive che ottiene durante le attività visuo-cognitive prossimali, ad esempio durante la lettura o durante lo studio. Quindi nella book retinoscopy la distanza di lettura che viene utilizzata, la distanza di esecuzione che viene utilizzata è quella di lettura abituale o di revip. Il target che viene utilizzato è un libro e da qui deriva il nome book retinoscopy. Nell'esecuzione l'esaminatore si pone frontalmente all'esaminato e esamina il riflesso retinico binocolarmente, passando velocemente da un occhio all'altro in maniera alternata, quindi esamina destro, esamina sinistro, esamina destro, esamina sinistro e così via. Intanto l'esaminato legge un testo il cui grado di difficoltà è proporzionale al grado di cultura e di livello di istruzione dell'esaminato. Nell'esame, quindi nell'esecuzione della book retinoscopy, ciò che deve fare l'esaminatore è andare a studiare il riflesso retinico in tutte le sue caratteristiche, un po' come tutte le retinoscopie dinamiche, e quindi lo studia nel colore, nella brillantezza e ovviamente anche nel movimento, cercando di neutralizzarlo. Cerca di neutralizzarlo ovviamente binocolarmente. E qui in questo caso nella book retinoscopy le lenti non hanno limite di tempo dal punto di vista di anteposizione al sistema visivo dell'esaminato come nella MEM, quindi possono essere tenute per più di 2 secondi, possono essere tenute anche per 1 minuto, insomma. Basta che si riesce a neutralizzare il movimento e quindi a comprendere l'entità del lag accomodativo o un'eventuale presenza di lead accomodativo. Dunque diciamo che i risultati poi vengono annotati tenendo conto contemporaneamente sia dell'entità del lag che del colore del riflesso e della sua intensità, della sua brillantezza. Quindi non viene annotato soltanto il valore diottrico del lag come nella MEM. Abbiamo una classificazione in 4 tipologie di risultato. La prima è quella di un riflesso dull red o rosso spento, rosso cupo, con un lag maggiore di una diottria. Questo è sintomo di un esaminato che è totalmente in non sintonia con il compito visivo. Poi abbiamo un riflesso giallo-rosa lucente con un lag fra 0,50 e 0,75, che è il valore previsionale ottimale e costituisce il livello di free reading operation level, ovvero un livello in cui, o meglio uno status in cui l'esaminato non ha bisogno di pensare per comprendere ciò che sta leggendo. Ecco perché il risultato è auspicabile. Poi abbiamo praticamente un lag fra 0,25 e plano con un colore brick red, quindi un rosso mattone, un rosso non molto spento ma neanche tanto acceso. Questo è praticamente il frustration level in cui l'esaminato nella lettura ha un po' di difficoltà a comprendere alcuni termini. Poi abbiamo l'ultimo e il quarto livello, che è l'education level, in cui abbiamo un lead, quindi da plano a meno 0,50 o comunque un lead
quindi l'esaminato che fa difficoltà a comprendere ciò che sta leggendo e quindi ovviamente non è efficiente nella sua attività visuo-cognitiva prossimale. Dunque, questi sono i risultati della book retinoscopy. A livello, diciamo, di confronto con la MEM, possiamo dire che il suo svantaggio è quello di avere per via del target un'apertura palpebrale non costante, anche la direzione di sguardo non è costante, però operativamente è più semplice in quanto la lente può essere tenuta maggiormente anteposta all'occhio dell'esaminato, quindi non ci dobbiamo preoccupare di questa variabile. Ovviamente ci curiamo soltanto della distanza alla quale poniamo il target, ovviamente a porre anche il retinoscopio alla distanza adeguata, il più vicino possibile al libro. Perché ovviamente altrimenti rischiamo di compromettere il risultato della book retinoscopy ovviamente. Quindi questo è tutto per quanto riguarda la book retinoscopy. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style.